Control è senza dubbio l'opera più ambiziosa mai realizzata da Remedy, sia sul piano del gameplay, sia su quello della narrazione. Un gioco che sembra trarre il meglio dalle precedenti opere dello studio, in grado di dar vita ad un'avventura longeva, originale e suggestiva. Dopo aver provato il titolo con mano, le nostre aspettative sono state confermate. Gli autori di Max Payne si preparano quindi a tornare sulle scene con un'avventura potenzialmente eccezionale. Narrativamente parlando, il gioco racconta la vicenda di J.C. Faden, una ragazza dotata di poteri telecinetici e neodirettrice del Federal Bureau of Control, un'agenzia che si occupa di entrare in contatto con forze appartenenti a differenti piani dell'esistenza. Entrata in possesso della cosiddetta Service Weapon, un'arma apparentemente senziente e mutaforma, Jesse assume di diritto il posto di comando al bureau. Dal resto, questo strumento antico ha da sempre servito i vari prescelti, scegliendo di volta in volta i suoi proprietari. Tra i numerosi direttori che si sono susseguiti nel corso dei secoli, Jesse è la prima donna a rivestire una simile carica. A complicare il suo nuovo incarico, tuttavia, subentra una creatura indefinibile e silenziosa, chiamata The Hiss, ossia il Sibilo, un'entità in grado di prendere possesso degli individui e sfruttarli come marionette, corrompendone l'aspetto e l'indole. Diffusosi lungo tutte le stanze del bureau, questo nemico intangibile sarà l'obiettivo primario di Jesse, intenzionata a metterlo definitivamente fuori gioco e a ristabilire l'ordine. La narrativa di Control seguirà un andamento meno lineare in confronto a quello dei precedenti giochi del team. La struttura da Metroidvania, d'altronde, offre una libertà d'azione tutta inedita per gli standard dello studio finlandese, che ha voluto distanziarsi quanto più possibile dai suoi meccanismi ludici senza comunque perdere la propria identità. Se da un lato dovremo aspettarci una main quest che segue le imprese di Jesse, dall'altro le numerose missioni secondarie contribuiranno a raccontare più nel dettaglio la storia del Federal Bureau of Control. Il tutto potrebbe portarci via una ventina d'ore del nostro tempo, equamente suddivise tra incarichi opzionali e principali. Nell'esplorare la mappa dell'ambientazione, inoltre, Jesse può muoversi senza troppe limitazioni, spostandosi anche in verticale grazie alla sua capacità di fluttuare nell'aria, per scoprire così tutti i segreti del bureau. Ispirati dalla letteratura weird che proliferava tra il XIX ed il XX secolo, i ragazzi di Remedy ne hanno recuperato appieno la lezione, mescolando fantascienza, sovrannaturale ed un pizzico di horror. Oltre ad essere supportato da un art design eccellente e ben diversificato, il setting di Control si è rivelato anche piuttosto interattivo. La protagonista può infatti utilizzare lo scenario come un'arma, grazie ai suoi talenti telecinetici che le permettono di scagliare contro i nemici qualsiasi cosa la circondi. La combinazione di poteri mette in scena un caos piacevolissimo da ammirare e il motore fisico Havoc si mostra al massimo della forma. Il gameplay di Control è concepito per essere dinamico e diretto. Saremo dunque invogliati ad alterare continuamente i poteri della ragazza e la Service Weapon, un'arma in grado di assumere forme diverse ed altrettante tipologie di fuoco. Tra le altre possibilità in aggiunta, nulla ci vieterà di plagiare la mente dei nostri bersagli dopo averli indeboliti a sufficienza, per farli combattere al nostro fianco. Lo scopo di Remedy è dunque quello di concedere totale libertà all'utente, dandogli la facoltà di agire secondo la propria creatività. Per sbloccare nuove abilità, ad esempio, Jesse deve scovare nel bureau i cosiddetti Objects of Power, ossia artefatti che catapulteranno la direttrice all'interno del piano astrale, un luogo misterioso dove testare i talenti appena presi. Manipolare lo spazio attorno a noi risulta intuitivo ed appagante, capace di investirci con una tangibile sensazione di forza. Lo stesso si può dire per le fasi shooter, che propongono una notevole varietà d'approccio connessa alla capacità dell'arma di assumere forme nuove, trasformandosi ora in una pistola di precisione, ora in una sorta di shotgun, ora in una mitragliatrice. In base a quanto detto da Remedy, Control sarà un gioco impegnativo, con un'intelligenza artificiale tarata per risultare assai aggressiva e non lasciare neppure un attimo di fiato al giocatore. Attaccare a testa bassa, del resto, è incentivato anche dal fatto che i nemici, una volta abbattuti, lasceranno cadere delle sfere d'essenza, tramite le quali Jesse potrà ripristinare la salute ed ottenere i materiali necessari a salire di livello. Sia la Service Weapon che le abilità potranno inoltre essere perfezionate con modifiche dedicate, che aumenteranno ad esempio il rato di fuoco, il danno inflitto e la durata della stamina. Allo stesso modo, anche Jesse presenterà dei propri slot per i potenziamenti, attraverso i quali migliorare la salute ed ottenere specifici upgrade. Per consumare i punti esperienza ottenuti, dovremo trovare un punto di controllo, una sorta di checkpoint che darà accesso anche al viaggio rapido. Non ci è dato sapere al momento quanto ampia sarà la mappa all'interno del bureau, ma nella porzione di gioco che abbiamo esplorato ci è parsa già sufficientemente articolata.
Infine, all'interno di questo luogo in bilico tra l'incubo e la realtà, ci attenderanno anche dei piccoli puzzle da risolvere, sulla cui complessità purtroppo non possiamo ancora esprimerci pienamente. Stando alle premesse, Control potrebbe rivelarsi il miglior gioco mai sviluppato da Remedy. Visionaria ed elaborata, l'avventura di JC Faden mescola varie soluzioni visive ed artistiche, amalgamandole in una struttura ludica che sembra davvero assuefacente. La natura dei Metroidvania, l'art design sopraffino, il gameplay che lascia grande libertà all'utente sono insomma i pilastri di un prodotto da attendere con grande curiosità fino al 27 agosto, quando giungerà su PC, PlayStation 4 ed Xbox One.